Sì, certamente è un po' stridente vedere come il governo si è impegnato quotidianamente in polemiche mentre c'è una crisi molto, molto seria da fronteggiare, che è una crisi sanitaria prima di tutto perché riguarda la salute dei cittadini e poi è una grave crisi economica, anzi una previsione di possibile grave crisi economica che bisogna fronteggiare. Avete visto cosa ha detto il governatore della Banca d'Italia, cosa stanno dicendo tutte le più grandi istituzioni economiche e finanziarie internazionali. C'è un problema per il turismo, c'è un problema per le fabbriche chiuse in Cina che non mandano più pezzi per le nostre produzioni, ci sono le nostre aziende che hanno dovuto chiudere e poi c'è un'enorme preoccupazione, forse in Italia anche superiore a quella che è la realtà dei fatti, perché alla Noi più fine, per avanti fortuna, avremo i casi sia accertati dei sono solo medici tre. in grado di darci indicazioni da questo punto di vista, sia verrà a trovarci il capo del Dipartimento della Protezione Civile per raccontarci come siamo pronti ad affrontare, ove mai l'emergenza dovesse crescere, come se siamo pronti ad affrontarla. Intanto i social, Alessio? Il coronavirus